ho preso alcune informazioni di riferimento. Siamo partiti dagli Stati Uniti, che è un punto di riferimento per la digitalizzazione. Qui vediamo il posizionamento del settore pubblico per quanto riguarda la possibilità di automazione e augmentation, ovvero sia incremento delle capacità umane. Innanzitutto la pubblica amministrazione è posizionata al centro. Facciamo solo un semplice ragionamento, è stato già detto prima, le percentuali che vediamo di automatizzazione innanzitutto non significano in alcun modo automaticamente una sostituzione di personale, ma per un fatto anche tecnico, il 100% che vediamo cambierà, cioè è proprio l'universo che cambia. Faccio un esempio: se io dovessi decidere di investire nella pubblica amministrazione, ragionerei sull'estensione dei servizi a cittadini ed imprese. Noi abbiamo delle cose che non riusciamo a immaginare ancora e che diventeranno non solo nuovi mestieri, ma nuove opportunità di servizio. Cioè, se noi sono stato all'OCSE, qualcuno, penso fosse americano, di solito fanno delle domande di questa natura, disse: come possiamo ottenere l'eccellenza? Confrontandoci con le imprese. Perché dico confrontandoci con le imprese? Perché le imprese sono quelle che, se la nostra pubblica amministrazione non dà servizi adeguati, scappano, vanno altrove, ci sono sempre meno limiti, no, nell'andare in altri paesi. Quindi questo che vediamo deve essere un'opportunità per togliere attività non valore aggiunto, è già stato detto, ed è creare nuovi servizi, fare nuovi ponti, raggiungere meglio cittadini e imprese in modo più puntuale, anche di cose che non siamo oggi in grado di immaginare. Velocemente, la slide successiva fa una distribuzione per mansione. Faccio solo un commento. Io penso innanzitutto che la slide precedente poteva essere anche valida 10 anni fa, perché i punti oggetto di automazione, non occorreva l'avvento dell'intelligenza artificiale per pensare che una parte del nostro lavoro fosse ripetitivo e digitalizzabile. Cioè adesso è diventato tutto intorno all'intelligenza artificiale, perché è un meccanismo che esponenziale rispetto, se vogliamo, alla digitalizzazione tradizionale. E per quanto riguarda le job description, le mansioni, vediamo anche un fatto secondo me abbastanza significativo. Si è investito molto nella automazione di processi industriali, sicuramente. Ora l'intelligenza artificiale può dare uno spunto, forse in rapporto maggiore nell'ambito più di processi e quindi ambito impiegatizio. Come vedete, infatti, mestieri più legati a attività manuali sono meno condizionati. Vado molto veloce. L'OCSE qua fa una graduatoria sulla proattività. Quello che è importante, come dicevo prima, è la scelta di quello che decideremo di fare. Se io avessi un euro da puntare, ripeto, punterei, al netto di gestire delle attività non valore aggiunto, all'estensione dei servizi per migliorare la soddisfazione di cittadini e imprese, ripeto, e dare una competitività anche di natura internazionale al nostro paese. Qui da un indice di proattività, come vedete l'Italia è al di sotto della media, non tantissimo, ma significa che la posizione può essere meno difensiva di quella attuale. Ora, molti paesi si attivano, chi da un punto di vista normativo, chi da un punto di vista tecnico. Questa è solamente una pagina, avrete le slide. Ovviamente mi sto confrontando tanto a livello OCSE per capire le opportunità e per compararci, capire dove si muovono gli altri ed essere e avere dei punti di riferimento. Vabbè, la presidenza italiana del G7 ha sfruttato l'opportunità per definire, ne abbiamo parlato prima, il toolkit per l'impiego dell'intelligenza artificiale. Lo stesso OCSE si sta muovendo per gestire un framework che dia una struttura al mondo atlantico per quanto riguarda l'economia. Per quanto riguarda l'Italia, gli investimenti sono ancora contenuti. Quello che è importante è che, come spesso accade, sono le imprese private a dare il primo slancio. Come dicevo prima, per essere competitivi non significa che i cittadini non siano un buon riferimento, però penso che le imprese private abbiano dei parametri più oggettivi e più valutabili. Cioè il tempo, dico una banalità, se io ottengo X giorni una pratica e ci sta 10 volte, magari vado in Spagna a aprire un'azienda. E questi sono elementi oggettivi ed è importante sapere che le imprese private si stanno muovendo velocemente, perché è un'opportunità per recuperare il tempo perduto. Allora, dove sono le soluzioni adattate? Beh, analizzare e estrarre informazioni dai dati. Penso che nella pubblica amministrazione
l'intelligenza artificiale sia un acceleratore, ovvero ci evita di fare ragionamenti più tradizionali nella digitalizzazione. La PA genera un numero incredibile di documenti. Penso che il rapporto tra informazioni generate e utilizzate sia mostruoso. Questo, visto che l'intelligenza artificiale si esalta nel leggere e nell'analizzare informazioni non strutturate, grandi mole di dati, penso che il nostro ecosistema sia quello più adatto per applicarla. Il livello in Italia, come vedete, di avanguardisti ce ne sono pochi, ma ci sono tanti che non hanno ancora le idee chiare, quindi il percorso è ancora lungo. Anche le cifre che abbiamo visto prima sotto il miliardo nel 2023 non sono così rilevanti. Cosa stiamo facendo noi? Ecco, la slide, oltre a tutelare le api per i colori, è più o meno i pensieri che sviluppo quando la mattina penso all'intelligenza artificiale, perché è un concetto un po' ramificato. Cosa stiamo facendo? Prima abbiamo iniziato con la formazione. Abbiamo privilegiato la velocità e la massima diffusione, perché noi dobbiamo essere capaci non di parlare di massimi sistemi, ma far comprendere al massimo numero di persone possibili i concetti base. Ed non è facile. Quindi noi abbiamo autoprodotto un webinar, e al webinar, al posto di fare un test che abbiamo iniziato a diffondere presso i nostri dipendenti, al posto di fare un test di comprensione abbiamo agganciato una call for ideas. Quindi gli abbiamo detto: a seguito di questo corso, cosa faresti usando l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro? Sono uscite delle idee interessanti, le premieremo ma le porteremo anche avanti. L'abbiamo esteso, come potete vedere, quindi è stato reso pubblico, ovviamente è disponibile per chiunque, c'è la registrazione, è stato terminato in tempo record perché l'ultima sessione penso sia stata fatta 4-5 giorni fa. Abbiamo avuto 900 partecipanti a sessione, tenete conto che l'aula virtuale era di 1000 e gli iscritti superavano i 1100. Poi stiamo lavorando con la piattaforma PartecipA per il coinvolgimento, diciamo, dei cittadini. La piattaforma FAST è importantissima perché diamo supporto ai piccoli comuni nel generare automaticamente, tramite intelligenza artificiale, degli atti amministrativi. È già funzionante ed è facilmente estendibile. Ed è una piattaforma comune. Questo cosa significa? Ora, al netto di alcune segnalazioni corrette fatte prima dai sindaci per un basso numero di dipendenti, il basso numero di dipendenti crea un effetto anche indotto, bassa taylorizzazione, cioè il livello di specialità scende perché abbiamo un minor numero di persone su cui giocare. Ecco, questa piattaforma aiuta tantissimo. Il numero delle pratiche è veramente elevatissimo, che è in grado di generare e può funzionare in più modalità anche a seconda del livello di comprensione, cioè, diciamo, un rapporto uomo-macchina differenziato a seconda del livello dell'utente utilizzante. Penso che per la regione Abruzzo, che già ha qualche comune coinvolto, possa essere un'ottima opportunità. E poi abbiamo parlato della task force ministeriale, quindi significa, non le leggo tutte perché sennò è troppo, però velocemente ci stiamo confrontando, come dicevamo prima, a livello internazionale, stiamo sviluppando delle idee di cui spero, ora guardando il ministro, che nelle prossime settimane vedremo qualcosa di interessante. E poi citerei solo competenze, formazione, gestione e cambiamento. Se non formiamo tutti i dipendenti pubblici a un primo livello, dobbiamo salire un primo scalino tutti insieme, non c'è gestione del cambiamento, per definizione. E su quello stiamo puntando perché siamo, tra le varie cose, facciamo formazione, come dicevo prima. L'ultima, il secondo punto importante. La barriera tecnologica è fortemente scesa. Quando ero ragazzo e volevamo programmare con un M24, dovevamo prima ristrutturare casa, perché a volte buttavi giù anche un muro per far entrare un computer. Adesso la barriera tecnologica è ulteriormente scesa. Servono tantissimi specialisti, ma servono tanti specialisti di processo, perché prima di affidare alle grazie dell'intelligenza artificiale dobbiamo avere consapevolezza dei nostri processi, semplificarli, migliorarli e dopo passarli con tutte le cautele del caso. Ho aggiunto il contest PA OK, stiamo raccogliendo le idee delle varie pubbliche amministrazioni, mi aspetto tantissimo legato all'intelligenza artificiale, sono molto contento. Comunque ringrazio per finire la direttrice che mi ha consentito questa partecipazione e spero che potremo lavorare insieme. Grazie. Grazie.